Vera SRL ti offre distributori automatici di nuova generazione e un servizio di qualità. Chiamaci allo 0444 41 41 15. Buonasera, benvenuti al TG Sport di TVA. Parliamo del calciomercato che è in pieno fermento e sono scatenate le avversarie del Vicenza, mentre in casa biancorossa non arrivano i tanto attesi rinforzi. Anzi, la novità di giornata è una cessione: Matteo Rover, lo vedete, giovane esterno arrivato in prestito dall'Inter, torna alla casa madre. Per il 19enne pochissimo spazio nel girone d'andata, allora il suo club di appartenenza lo riprende per girarlo al Pordenone, che è la capolista del girone del Vicenza. Ma come detto, un po' tutte le big si stanno muovendo e la Ternana ha messo a segno il colpo Fabrizio Paghera, centrocampista di sostanza e qualità, ex Avellino e Pro Vercelli, il cui nome era stato accostato al Vicenza. È un altro tassello pesante per il già ricco mosaico delle fere rossoverdi. Poi c'è Pasquale Maiorino, ex Vicenza, che sembrava interessare al club biancorosso, ma l'attaccante del Livorno sarebbe vicinissimo alla Feralpi Salò, in corsa anche Triestina, Catania e ancora Ternana. Altro nome, quello di Rocco Costantino. La Triestina l'ha acquistato dal Sud Tirol. Per lui una stagione e mezza in Alto Adige, ha collezionato ben 25 gol. E il Monza, che qui vediamo nella partita in cui prese 3 gol dal Vicenza al Menti, con i patron Berlusconi e Galliani che non badano a spese, ha già fatto veramente tantissimo. Sono arrivati Bomber Brighenti, che è un attaccante indubbiamente di qualità superiore, Ettore Marchi, altro giocatore che garantisce sempre una quantità importante di gol, e altri nomi di categoria superiore come Filippo Scaglia, Cosimo Chiricò e Marco Fossati. Un Monza che davvero non bada a spese per acciuffare una posizione importante nella griglia playoff. Al Vicenza, a questo punto, cosa resta? I nomi caldi per l'attacco sono quelli di Simone Guerra, autore nella scorsa stagione di 21 reti tra campionato e playoff, e quello che vediamo adesso di Gianluca Sansone del Novara. Questo invece è Simone Guerra, poco utilizzato finora dalla Feralpi, dato in partenza. Tra le voci di cui rendere conto anche quella che vorrebbe agli saluti al Vicenza Alessio Curcio, sono diverse le squadre che lo vorrebbero in Serie C, tra cui il Pisa. Staremo a vedere. Noi adesso scendiamo in prima categoria, parliamo del Bassano 1903, il rinato club giallorosso che nel suo girone sta facendo la voce grossa. Casa, dolce casa. Al mercante il Bassano conosce solo il verbo della vittoria. Soltanto successi nello stadio amico da agosto ad oggi, tra campionato e coppa. Insomma, meglio della Juve, senza voler suonare irriverenti. E la classifica dei giallorossi è uno spettacolo. Bassano più che mai primo, dopo il 5-1 al Tezze. Primato solitario con 7 punti di margine sull'azzurra Sandrigo, l'unica rivale ancora in corsa. Abbastanza per rincorrere la doppietta Coppa-Campionato, che potrebbe valere in estate persino un doppio salto di categoria, ma è prematuro parlarne. Nicolò Cosma, tornato in pista dopo oltre 2 mesi ai box e subito in gol. Ogni domenica sarà una battaglia, ogni domenica, perché anche oggi sì, il risultato 5-1, ma in campo è stata una guerra, quindi dobbiamo prepararci ogni domenica su questo livello di partite, una guerra ogni domenica. Assieme a Cosma sono molti altri giocatori che stanno facendo volare il Football Club 1903. Garbuio, rinforzo di dicembre, ha messo a segno una doppietta col Tezze. 4 gol in 3 gare per lui, che ha le stimmate del cannoniere di razza. Poi c'è Solomon che entra e spacca per la felicità del popolo giallorosso. E il giovane Benetti che autografa una rete d'antologia. La meglio gioventù giallorossa intriga e incanta. Il futuro promette bene. Pallacanestro maschile, parliamo di Serie B, parliamo del Vicenza, e come sempre il passaggio da un anno all'altro è l'occasione per fare il bilancio di metà stagione. Si è concluso il girone d'andata del girone B della Serie B.
Nell'ultimo atto, sconfitta per Faenza a Bernareggio, finisce 92-85 per i Brianzoli. Ad approfittarne è Cesena, che battendo Padova 88-71, in virtù dello scontro diretto a favore contro Faenza, si prende la vetta del campionato. Ma la classifica è cortissima e lascia davvero tutto aperto in vista del girone di ritorno, con 9 squadre in 4 punti, dal terzo posto in giù. La trama rossa, Vicenza, ha avuto un avvio di campionato molto promettente, poi un brutto periodo con tante sconfitte di fila e nel finale d'anno l'attesa ripartenza, che pone adesso i biancorossi in settima posizione nell'affollato plotoncino a quota 16 punti. La matematica dice che con appena una vittoria in più sarebbe terza posizione. Insomma, per fare il salto di qualità basta poco. Molto spesso succede questo blackout quando perdiamo una, due, tre palle di fila che ci portano ad andare fuori ritmo e quindi magari a subire due canestri facili o piuttosto che subire un contropiede, e questo ci porta un po' fuori ritmo, quindi magari cercare di gestire un attimino i possessi, di perdere un po' meno palloni e cercare di difendere uomo in zona, insomma, tranquilli. Domenica 13 gennaio Vicenza torna sul parquet di casa. Al Palasport arriva Reggio Emilia. La palla a due è alle ore 18. E sabato 12 torna in campo anche l'Antea Volley Vicenza. Al Palasport di via Goldoni arriva il Sandona Venezia e sarà un match all'insegna della solidarietà. Ospiti dell'iniziativa Volley Vicenza for Charity saranno infatti i donatori di sangue di Fidas. Ringraziamo Antea Volley per la condivisione di valori, dice il presidente di Fidas, Vicenza Morbin, e siamo certi che questo impegno potrà tradursi nella raccolta di nuovi donatori, fondamentali per assicurare alla comunità una pronta risposta quando serve del sangue. E purtroppo la richiesta di sangue è costante e in crescita, quindi servono nuovi donatori per mantenere una situazione di autosufficienza. A proposito di volley maschile, però, Serie B, sabato tornano in campo anche le due formazioni vicentine. Vicenza, a caccia di punti salvezza, ospiterà la capolista Delta Porto Tolle ed è indubbiamente partita molto molto impegnativa. Il Montecchio, Corsaro a Treviso nell'ultimo turno, al quinto posto in classifica, ha la possibilità di guadagnare ulteriori posizioni ospitando il Casalserugo, penultimo. Volley ancora giovanile, però, bis azzurro per Matilde Munarini, atleta del Volley San Paolo Vicenza, che continua l'esperienza nella selezione nazionale Under 16. Dalla FIPAV nazionale è arrivata una seconda convocazione per Matilde, che si unirà al gruppo azzurro venerdì 25 per partecipare al torneo nazionale Campesan ad Abano Terme. È tutto per il TG Sport di questa sera. Grazie per averci seguito. Arrivederci.